quello che c'è stato sui giornali, sul servizio che si svolgeva in modo particolare alla De Benedictis. Come voi sapete, noi avevamo pensato, visto che c'era arrivata la comunicazione che qualcuno avrebbe lasciato il servizio, di effettuare d'urgenza la scelta di un altro operatore. Lo abbiamo fatto, di fatto però questa operazione non si è potuta concludere perché qualcuno l'ha ostacolata e questo sarà un altro aspetto che vedremo in altre sedi. Però nel frattempo, come avevamo detto, sono partite le gare, quindi la gara ponte è partita ed è arrivata a conclusione, c'è stata l'assegnazione per quanto riguarda il servizio di Teramo e Nereto, che è un raggruppamento di imprese, io non gli scrivo i nomi perché non voglio sapere manco come si chiamano se non dopo l'aggiudicazione, che sono praticamente due cooperative, una è Sanitalia di Torino e l'altra è Assistenza 2000 di Ascoli. Quindi la gara ponte è stata aggiudicata a queste due aziende. Ovviamente, buongiorno, ovviamente adesso, in passato, come vi ho detto, la possibilità dell'urgenza di fatto è stata ostacolata. Questa volta spero che qualcuno non continui a ostacolare perché sennò veramente facciamo intervenire i carabinieri perché non è possibile che qua non si riesca a fare un passaggio di consegne tra due cooperative. E quindi questa cooperativa dovrebbe essere tecnicamente operativa da lunedì, ovviamente fatti i dovuti passaggi con dipendendo i soci lavoratori. Quindi subentrano tutti i soci. Subentreranno tutti quanti, anzi, ecco, una cosa importante in questa gara, ma anche per rispetto di chi ci lavora, voi sapete che qui tutte quante le operatrici e gli operatori OS di fatto venivano inquadrati come OSA. Questo significa che avevano una retribuzione minore. Noi abbiamo sanato già con questa gara, diciamo, questa situazione e di fatto abbiamo previsto che tutti siano inquadrati come OS. Quindi questo significa che loro avranno anche un aumento su quello che è lo stipendio che percepiscono oggi. Ovviamente la speranza qual è? È che noi vogliamo che la gente lavori tranquilla per dare serenità poi a chi deve, come dire, subire il servizio che noi diamo. Quindi di fatto le due cose noi le colleghiamo. Quindi diciamo che andiamo a sanare una situazione che dura da 10 anni, perché loro per 10 anni sono state sempre considerate OSA e quindi hanno preso di meno, adesso loro avranno un adeguamento allo stipendio grazie a questa modifica che abbiamo fatto. Ci tengo a sottolineare tra l'altro che io, insomma, quando c'è stato l'insediamento, le gare ne erano state fatte poche. Devo dire che noi invece abbiamo fatto gare a Civitella, gare a Nereto, anche se sono andate deserte, abbiamo fatto questa e contemporaneamente oggi parte anche la gara, quella generale, che prevede un unico gestore per le tre case di riposo. Quindi che anche lì ci consentirà un risparmio sul famoso corrente che io ho sempre detto che dobbiamo andare a recuperare. Tra l'altro sul corrente ci tengo a sottolineare che noi ci portiamo dietro un problema che stiamo onorando delle rateizzazioni fatte per debiti trovati e quindi anche quello incide sul corrente attuale. Però stiamo rispettando, ripeto, questi purtroppo debiti che nessuno ha contestato e comunque ci siamo ritrovati. Per quanto riguarda altro progetto che stiamo andando avanti, ci è arrivata una proposta per quanto riguarda l'immobile di Via Taraschi. Una proposta di fattibilità per quanto riguarda l'efficientamento energetico che noi abbiamo di fatto fatto nostra e a brevissimo partirà anche qui la gara, praticamente è arrivata una sorta di project financing e quindi presto partirà anche la gara dell'efficientamento dell'immobile di Via Taraschi. Questo significa ovviamente cappotto, infissi, tutto quello che prevede e quindi è anche ritengo che sia importante proprio a livello di ristrutturazione di questi immobili che erano di fatto in disuso. E che chiedono in cambio? Se è un project, che chiedono in cambio? Non chiedono niente, praticamente noi dovremo partecipare con una piccola quota, c'è una proposta e quindi vedremo chi poi risponderà se sarà migliorativo o meno. Per quanto riguarda Via Taraschi, anche lì noi comunque abbiamo il famoso finanziamento del sisma, quindi andremo a recuperare questo immobile. Poi
Altra cosa che abbiamo messo in campo e doveva partire purtroppo oggi, dico purtroppo, cioè la famosa gara dell'efficientamento qui per la casa di riposo di Teramo, che ci avrebbe consentito un risparmio di circa 1 milione di euro annui, che purtroppo per un cavillo tecnico dobbiamo rinviare, spero, di qualche settimana, ma se no era già partita anche quella. E poi per quanto riguarda invece la questione comune ASP, ci sono due aspetti. Noi non abbiamo risposto ad alcune provocazioni, secondo me fatte di proposito, ma noi non abbiamo risposto. I fatti sono questi. Per quanto riguarda il famoso dare avere tra noi e il comune, ci tengo a sottolineare che noi non è che ci siamo mossi su un pensiero che ci è venuto la mattina, ma perché io ho trovato una delibera firmata da un dirigente del comune, laddove si era svolta una trattativa tra comune e ASP e il comune riconosceva 700.000 euro all'ASP. Dopodiché voi sapete che c'è stata la questione legata a un debito che l'ASP aveva di 200.000 euro col comune. Noi abbiamo chiesto una sorta di compensazione. Qualcuno l'ha voluta buttare sulla politica, che non c'entrava nulla, tra l'altro in consiglio, dicendo che questo debito si era creato anche quando io facevo l'assessore, al di là che io non facevo l'assessore al sociale, al di là che non è un debito, ma semplicemente è una praticamente è un'integrazione delle rette per le persone che sono in difficoltà, che quindi non hanno la possibilità di pagare, i comuni intervengono e integrano la rete. Il punto non è che il comune non ha mai voluto pagare, il problema è inverso, è l'ASP che non ha mai chiesto questi soldi. Quindi se l'ASP, anziché arrivare io oggi come commissario a chiedere quelle somme, le avesse chieste nel 2018, io non credo che il comune non gliel'avrebbe riconosciuta. Quindi c'entra poco. Ripeto, queste cose sono state dette, però quindi questa vicenda, tra l'altro, eravamo rimasti d'accordo, al di là di quello che avevano detto pubblicamente, che avremmo fatto un incontro per definire meglio questa differenza avere e dare, e noi ovviamente ci siamo fermati, ma purtroppo loro hanno detto questo, ma per quanto riguarda il pignoramento, o meglio gli avvocati che seguivano questo pignoramento, hanno pensato di non fermarsi e di aggredire, tra virgolette, le somme che ci dovevano essere riconosciute dalla Regione come finanziamento, famoso finanziamento Covid. Questo ha comportato un ulteriore ritardo di 2 mesi. E, ovviamente l'abbiamo sbloccata lo stesso senza l'aiuto del Comune, però questo denota la poca correttezza in questa vicenda da parte di chi avrebbe dovuto fare altro, ossia in un discorso di trattativa dovevano bloccare quell'azione. Non è stata fatta, l'ASP ha perso 2 mesi di tempo, e poi sapete le difficoltà che oggi ha l'ASP, e quindi di poter rispondere ai fornitori attraverso anche quel finanziamento. Però ovviamente, visto che c'era stato detto 2 settimane fa che avremmo fatto un incontro, quell'incontro non c'è stato, noi seguiremo, come io dissi nell'altra conferenza stampa, l'esempio che ci ha insegnato il Comune, quindi anche noi agiremo per atti, visto che non è possibile, quindi che poi non si cacci fuori la politica, qui parliamo di atti amministrativi. Quindi il Comune non ha avuto, l'amministrazione, secondo me, non ha avuto grandissimo rispetto della vicenda, perché vorrei ricordare che quando si mette in difficoltà l'ASP, non si mette in difficoltà il commissario, perché i soldi non li prende il commissario, ma quei soldi servono a soddisfare le esigenze legittime di chi vanta dei crediti nei confronti dell'ASP, che comunque andrebbe ricordato, insomma, l'ASP coinvolge 240 lavoratori, quindi non stiamo parlando di aria fritta, e coinvolge anche circa 320 ospiti anziani, che altrimenti se l'ASP chiudesse, poi qualcuno a livello istituzionale si dovrebbe assumere la responsabilità di trovargli una soluzione. Noi stiamo lottando dalla mattina alla sera per fare in modo che questo non avvenga. A volte non ci serve l'aiuto di nessuno, perché abbiamo le spalle abbastanza larghe, però qualcuno credo che, insomma, debba, non lo so, quantomeno in coscienza, io tanto tranquillo quando faccio questa azione non mi sentirei. Però questo è il modo che ci hanno, come dire, insegnato, lo perseguiremo anche noi.
Per quanto riguarda invece le famose opere d'arte, che voi sapete, di cui noi, anche qui, se chi prima di me non le ha richieste, io devo svolgere un lavoro o dei compiti, io ho richiesto al Comune. L'altra volta vi avevo detto che dopo un anno e mezzo io ritenevo che non c'era la volontà di ridare, comunque di riconoscere la proprietà all'ente. Credo che dopo quello che è successo in Consiglio, con chi si voleva incatenare, chi invece riteneva che fosse diventata proprietà privata per una sorta di uso capione, con quale logica tra l'altro non lo so, ovviamente è chiaro che per quanto riguarda gli attuali amministratori, quelle opere sono diventate di proprietà e siccome noi non lo possiamo consentire, anche lì abbiamo dato mandato a un legale, perché visto che non riusciamo a ottenere con la logica della ragione, insomma, delle soluzioni, ovviamente ognuno poi valuterà e, come dire, proporrà quelle che sono le proprie legittime aspettative in altri contesti. Quindi questo è quanto, quindi ho detto la gara, diciamo, generale partita anche, abbiamo avuto sto cambio famoso di gestore per quanto riguarda Terme e Civitella, e abbiamo detto l'efficientamento che faremo in via Taraschi, quindi credo che per quanto ci riguarda, tra l'altro vi dico che per quanto riguarda l'efficientamento sono oltre 90 manifestazioni di interesse a parte di imprese, quindi noi non escluderemo nessuno e inviteremo tutti, quindi che sia chiaro anche questo, una dimostrazione della trasparenza che fino ad oggi ci ha sempre contraddistinto. Quindi. Altro io non ho da aggiungere, se voi avete domande io vi posso chiarire qualche dubbio. Quanti osa diventano osso? Non ho capito. Allora, Civitella e Nereto passeranno da OSA a OS, che sembra solamente una sigla, una parola, in realtà per loro sarà un aumento retributivo. Ed era una cosa che ci tengo anche a dirlo, per 10 anni lo hanno sempre richiesto, ma non era stato mai ottenuto. Quindi è ovvio che per l'ASP sarà, tra virgolette, un sacrificio economico, ma io ripeto, ritengo che poi si troveranno le coperture, anche perché chi lavora, secondo me, deve essere pagato per il giusto, non di più, ma sicuramente per il giusto. Quanti? Di OS, tecnicamente ne saranno, considerate che sono 200, 300, 240 addetti, ne saranno tra tutte e due, diciamo, dai 100 ai 130. Che diventano? Sì, però se volete un dato certo, ve lo posso dare fra 2 minuti, tempo di chiamare la direttrice. Scusami.